Grande partecipazione alla manifestazione conclusiva del progetto di educazione e sicurezza stradale denominato La sicurezza si fa strada, promosso dall'ACI di Teramo in sinergia con l'ufficio scolastico provinciale e la collaborazione della Polizia Stradale. Il progetto, al suo 11° anno di realizzazione, ha coinvolto oltre 951 alunni della scuola secondaria di primo grado della città di Teramo e provincia. La finalità del progetto è quella di formare una cultura della sicurezza stradale nelle nuove generazioni, perché la mobilità non può far registrare un bilancio di 9 morti al giorno in Italia. L'ACI fin dal 1905, quindi da 114 anni in Italia, è il garante della mobilità, oltre che responsabile, anche e soprattutto negli ultimi anni della mobilità sostenibile. E' per questo motivo che su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto qui a Teramo, già da 11 anni, noi siamo in prima linea per far sì che questi ragazzi possano viaggiare negli anni a venire, dalla terza media in poi, essendo loro fruito delle strade, sia come ciclisti. Quest'anno abbiamo dato vita pure alla campagna Rispettiamoci tra automobilisti e ciclisti con il Giro d'Italia, sia come ciclisti sia come automobilisti e motociclisti possono essere garanti della sicurezza, della loro sicurezza. La provincia di Teramo intanto ha la maglia nera in Abruzzo per numero di incidenti e numero di feriti rispetto alle altre province, è quello che emerge dal rapporto 2017 che l'ACI ha diffuso. La provincia di Teramo, su un parco circolante di 276.000 veicoli, ha registrato 846 incidenti con 20 morti e 1.275 feriti. Ma quali sono le cause? Negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2016, abbiamo assistito purtroppo ad un'inversione di tendenza per lo snodato uso dei cellulari alla guida, ma non solo cellulari intesi come possibilità di telefonare, soprattutto cellulari perché noi troviamo su strada gente che messaggia, che lavora, che manda mail mentre guida, e questa è una cosa gravissima. Consideriamo che la distrazione alla guida è la causa oggi del 98% degli incidenti stradali, che poi si concretizzino in un'altra azione, appunto, quindi il mancato rispetto della distanza di sicurezza o la velocità, ma comunque la causa primaria è sempre la distrazione alla guida, anche nel caso della mancata distanza di sicurezza. Quindi, che messaggio può dare a questi ragazzi? Assolutamente, quando guidate, guidate e basta.